Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo so cosa state pensando, Dio torna di nuovo a parlare delle moto elettriche. Lo faccio perché recentemente, parlo di poche ore fa, hanno fatto un'intervista al CEO della BMW che secondo me è molto interessante, che chiarisce un po' quello che è lo stato attuale della tecnologia del mondo delle moto elettriche. E quindi penso che sia interessante un po' per tutti voi, soprattutto per tutti quei difensori delle moto elettriche, perché quando faccio un video sulle moto elettriche sapete che spesso, anzi sempre, le vado a criticare, soprattutto sul discorso autonomia, perché sono moto, tutte le moto elettriche in commercio che hanno un'autonomia su una moto che è inaccettabile, che è insufficiente, quindi la critico sempre. Puntualmente arriva qualcuno, salta fuori qualcuno, qualche amante elettrico a contestare le mie parole e a dirmi, a ricordarmi che le moto elettriche sono arrivate, sono un futuro, bisogna acquistarle, il mondo green, eccetera, eccetera. Un mucchio di cavolate, secondo me, a partire dal discorso green, perché la moto in sé sarà anche green, ma dietro c'è tutta una filiera di produzione e di smaltimento celle, comunque, anche se si parla di rinnovabile. Comunque, chiuso questo parentesi, dicevo, voglio parlare di questa intervista che hanno fatto al CEO della BMW, perché, diciamo, fa un po' capire le grandi case, comunque BMW è una casa enorme anche nel settore moto, che intenzioni hanno di fare sulle moto elettriche. Insomma, non vi siete chiesti, voi soprattutto amanti delle moto elettriche, come mai ci sono tante moto elettriche dei produttori cinesi, piccoli produttori, anche gente sconosciuta, cioè marchi ignoti, mai sentiti, produttori cinesi, produttori indiani, poi c'è qualche eccezione su marche un po' più conosciute come la Zero, che io personalmente non avevo mai sentito parlare, nominare, fino a poco tempo fa, la Zero californiana. Insomma, come mai tanti produttori, tante proposte di piccoli marchi e non ci sono moto elettriche delle grosse case. Come mai non c'è già pronta una moto elettrica della BMW? Come mai non c'è pronta una moto elettrica della Honda, della Yamaha, della Kawasaki? Kawasaki ogni anno se ne esce con 20 moto diverse. Cioè, come mai non c'è una moto elettrica della Kawasaki? Come mai non sono ancora pronti? L'unica di una grossa casa è l'Harley Davidson, no? Che ha presentato la LiveWire, che tutti amanti delle moto elettriche sbandierano, la LiveWire, come si pronuncia, la vedete qui di fianco, è una moto che costa 34.000 euro per un'autonomia attorno ai 150 km nel ciclo extraurbano, calcolato su una velocità di 120 all'ora, che su una moto sono abbastanza dei numeri irreali. Quindi capite bene, moto che costa una sassata è un'autonomia scarsissima. Insomma, come mai non ci sono proposte di case molto più importanti? E in questo video penso che BMW con questa intervista vi faccia un po' capire il motivo. Dunque, hanno preso il CEO della BMW, no? Il CEO è, vi ricordo, è la persona più importante all'interno di un'azienda, è quello che decide il da farsi, cosa devono produrre, cosa devono costruire, cosa devono commercializzare, dove deve andare l'azienda. Non è il presidente il ruolo più importante, il presidente è il ruolo un po' più di rappresentanza, è un po' più secondario rispetto al CEO. Per esempio, un CEO importante, un CEO famoso che sicuramente avete sentito è Elon Musk, che è attualmente CEO, non proprietario, ma CEO della Tesla. Comunque, hanno fatto questa intervista al CEO e gli hanno chiesto le moto elettriche quando arriveranno. Perché questo? Perché BMW ha presentato qualche tempo fa la Vision Roadster, mi sembra che si chiami, vedete qui di fianco, una naked, già bella che pronta per funzionare, cioè nel senso è una moto già funzionante, hanno fatto vedere che già funziona per strada. E hanno presentato un mesetto fa, avendo anche parlato, una S1000R con motore elettrico, con tanto di un bel pacco batterie elettrico bello vistoso, che qui di fianco vedete la foto. Insomma, in questa intervista hanno voluto un po' sapere, diciamo quelli che hanno fatto l'intervista, quali erano i tempi di rilascio, quando avremo visto queste proposte arrivare sul mercato. E ragazzi, la risposta di BMW lascerà sconcertati gli amanti delle moto elettriche. Dunque, BMW ha detto questo: nei prossimi 5 anni hanno in programma di far uscire una moto elettrica per utilizzo urbano. Quindi sarà una moto piccolina, magari no, adatta un po' a spostarsi nel traffico, magari indiano, no? Quelle classiche moto piccoline, magari agili. Insomma, arriverà una moto prettamente per utilizzo urbano entro i prossimi 5 anni. Però, per quanto riguarda le moto più importanti, quindi moto per fare enduro, moto per fare viaggi, le moto sportive, moto da turismo, non ci sono piani di rilascio per quanto riguarda la BMW, quindi BMW non ha in programma attualmente di rilasciare moto elettriche,
non scooter, non auto, quelle già ci sono, parliamo delle moto. BMW non è in programma di fare moto elettriche, comunque di metterle in commercio. Senza dare una spiegazione, cioè BMW sì, ho detto questo, però non ha spiegato il motivo. E quindi questo è un po', secondo me, il trend che seguiranno anche le grandi case. BMW è un'azienda grossa al pari della Honda, al pari della Kawasaki. Se BMW ha preso questa decisione, molto probabilmente è una decisione che prenderanno, che hanno preso un po' tutte le altre case. Ed è per questo che non vediamo proposte di moto elettriche da parte di grossi produttori, al di là della Harley-Davidson. Sempre sulla Liv Wear, mi stavo dimenticando della Harley-Davidson, vi ricordo che l'hanno messa in produzione, quindi sono stati i primi grossi a mettere in commercio una moto elettrica, però di fatto quella moto elettrica ha avuto un grosso problema alla ricarica, proprio alle batterie elettriche, e hanno dovuto metterla fuori commercio per un piccolo periodo, con tanto di campagne di richiamo. Questo vuol dire che la tecnologia, anche per quanto riguarda la Harley-Davidson, non era pronta. Sono usciti in fretta e furia con la moto elettrica, ma di fatto la moto elettrica aveva dei problemi. Parliamo di una moto da 34.000 euro. Chiuso il discorso della Harley-Davidson, perché continuate sempre a tassarmi, costarli Harley-Davidson, tutti voi amanti delle moto elettriche. Comunque, dicevo, il motivo BMW non l'ha spiegato, non hanno detto come mai non rilasciano questa moto elettrica. Il motivo però, ragazzi, penso che ve l'ho spiegato ampiamente nei diversi video che vi ho portato. Ci sono attualmente troppi limiti sulla tecnologia delle batterie. Primo limite, sono moto tutte, dalle più costose, zero, dall'energica, sono tutte moto con delle scarse autonomie per quanto riguarda l'utilizzo stradale. Per esempio, prendiamo l'Energica, la Ego, la Eva, che comunque sono le naked, hanno tutte autonomie attorno ai 300 km nel ciclo urbano, che a noi non ce ne frega niente perché non utilizziamo la moto in città, e hanno autonomie attorno ai 150 km nell'extraurbano, calcolati su velocità attorno ai 120 all'ora, che appunto dicevano non corrispondono alla realtà di quanto noi andiamo in moto. E apro una parentesi, non vi sto incitando ad andare veloci in moto. Qualcuno mi ha detto: ah, su YouTube non puoi dire alla gente di andare veloci in moto. Semplicemente sto facendo un'affermazione dicendo che se mi dai un consumo, un'autonomia calcolata su 120 km/h, è un'autonomia che non è reale, perché noi in moto spesso, e chi dice il contrario sta mentendo a se stesso, siamo abituati ad andare molto più veloci. Quindi ci sono, diciamo, limiti appunto per quanto riguarda le moto elettriche, tecnologia, autonomia, rete di ricarica. La rete di ricarica, ragazzi, è la cosa fondamentale, cioè per utilizzare una moto, cioè io per spendere 34.000 euro, per spendere 20.000 euro per una moto elettrica, voglio avere la certezza che la moto elettrica la posso ricaricare ovunque. Voglio prendere una moto da turismo elettrica, voglio prendere una moto di enduro elettrica, voglio prendere una sportiva e utilizzare in strada elettrica. Beh, ragazzi, voglio sapere, voglio avere la certezza che se vado al mare con la ragazza posso ricaricare la moto, non è che rimango a piedi con una moto da 20.000 euro. E quindi non c'è una rete di ricarica adeguata. Oltre a questo, quindi oltre all'autonomia e alla rete di ricarica, sono moto attualmente troppo costose. E soprattutto, la cosa più importante, ragazzi, è che non c'è l'interesse. Cioè, manca l'interesse e soprattutto c'è diffidenza. Cioè, i motociclisti, comunque anche tutti gli amanti delle moto, comunque, sulle moto elettriche c'è molta, molta diffidenza. E soprattutto molti in moto non vogliono neanche vedere di striscio una moto elettrica. Questo perché? Perché gli scooter, perché le macchine hanno un utilizzo, no? Sono mezzi che vi servono. Lo scooter comunque è agile, vi permette di andare al lavoro, vi permette di andare a scuola, si utilizza in città, la macchina ovviamente è indispensabile, si utilizza sempre, insomma, quelli sono mezzi necessari, scooter e automobili, ma le moto sono dei mezzi fatti per divertirsi, cioè chi compra una moto, vuole un mezzo per fare strada, vuole uscire e andare a farsi magari la domenica quei 300-400 km, cioè. Qualcuno una volta mi ha ripreso in un video dicendo: ma nessuno esce in moto e fa 300 km. Ma ragazzi, ma scherziamo, ma tanti che escono in moto la domenica, magari escono al mattino e tornano la sera, e magari si sparano 300-400, c'è gente che fa 500 km, magari abita a Milano, vuole andare al mare, vuole fare un pezzo di autostrada, magari vuole fare un passo. Cioè, sono distanze normalissime per noi motociclisti, no? La domenica magari farsi 300-400 km. E ragazzi, attualmente non c'è la tecnologia che permette di avere un'autonomia comunque che vada bene. Poi ci può stare che mi fai 400 km, però devi avere una rete di ricarica che sia quantomeno al pari di quella dei motori tradizionali, no? Quindi colonnine di ricarica un po' ovunque, se no si rischia veramente di rimanere a piedi. Quindi io
Il motivo di fatto è questo, ragazzi, la tecnologia attualmente è troppo limitata per quanto riguarda le moto elettriche ed è per questo che comunque BMW e anche le altre case stanno aspettando. Loro vogliono un po' vedere come si evolverà il mercato. Soprattutto, sicuramente, la BMW che adesso ha detto di non essere pronta a rilasciare moto elettriche, ma secondo voi non hanno una moto elettrica già funzionante magari da 10 anni nei magazzini? Magari hanno 10 moto elettriche tutte fatte in maniera diversa. Però se non hanno ancora rilasciato una moto elettrica è per il semplice fatto che secondo loro la tecnologia non è matura e non c'è l'interesse. Non ti mettono una moto in produzione, rete di vendita, rete di assistenza, c'è tutto un mondo dietro, cioè non è che loro fanno una moto, la mettono sul mercato e finita lì, no? C'è tutto un mondo di assistenza e post vendita eccetera eccetera su un modello. Quindi non ti spendono soldi, non investono tutti questi soldi per un prodotto che potrebbe essere fallimentare. Quindi tutte le grandi case stanno aspettando, vogliono vedere probabilmente se riescono a migliorare la tecnologia, se riescono soprattutto a creare interesse. E probabilmente in questo andranno magari a fare braccetto con i vari governi per cercare di spingere magari a mettere qualche regola più restrittiva sugli euro, no? Quindi magari a togliere di mezzo gli euro 3, gli euro 4 per cercare di spingere sull'acquisto delle moto elettriche. E in questo anche, per esempio, secondo me spingeranno sugli incentivi. Attualmente, se uno vuole acquistare una moto elettrica, l'incentivo per il 2020 è pari a 3.000 euro, quindi c'è un massimo di 3.000 euro. Che su uno scooter elettrico vanno bene, magari scooter elettrico 5.000 euro, 3.000 euro, 2.000 euro di bonus, capisci, uno se lo acquista. Ma su una moto che costa 25.000 euro, tu mi dai il bonus sull'acquisto di 3.000 euro, vado a pagarla, cioè è sempre una cifra enorme, nessuno ha interesse ad acquistare quel tipo di moto. Quindi questa era la notizia, ragazzi. BMW non è pronta con le moto elettriche, ma sta aspettando. Ce le avrà sicuramente pronte, però non le vuole ancora rilasciare. Questo è quello che stanno facendo un po' le altre case, perché non ci sono notizie circa l'arrivo di una moto elettrica da parte delle altre case. Sappiamo che Kawasaki sta sviluppando una moto col telaio, una moto elettrica col telaio che si può aprire di lato, quindi il telaio si potrà tipo aprire, smontare per togliere il pacco batterie. Però questo è tutto quello che sappiamo delle moto elettriche delle grandi case. Kawasaki lavora su quel tipo di moto e non ci sono altre notizie della Honda, non so cosa sta facendo, la Suzuki, la Yamaha, la KTM. Perché, ragazzi, non è che non stanno facendo niente, probabilmente avranno un reparto sulle moto elettriche, sullo sviluppo, però stanno aspettando, vogliono essere pronti e sapere di avere in mano, di produrre, di mettere in commercio un mezzo che potrà vendere. Per quanto riguarda me, invece, poi non la tiro più lunga, comunque arriveranno sempre video sulle moto elettriche. Ho aperto una sezione sul canale chiamata Moto Elettriche, quindi vi parlerò sempre delle moto elettriche, perché le riviste, magari la pubblicità sta spingendo sull'acquisto di queste moto e quindi ve ne parlo per sbugiardare un po' quelli che sono i loro dati, che sono sempre dei dati molto tendenti diciamo, all'eccesso, no? Come per esempio le autonomie 400 km quando in realtà fanno 150. Quindi continuerò sempre a parlarvene. Per quanto riguarda me, dicevo, poi chiudo, l'elettrico potrebbe essere il futuro. Allora, io spero di no, spero che sia una bolla, credo che sia una bolla destinata a esplodere perché ci sono già altre tecnologie. Però, effettivamente potrebbe essere che l'elettrico sarà magari in futuro sarà uno standard, ci saranno solo moto elettriche, magari tra 20 anni. Ora come ora, la tecnologia non è pronta. Questo per buona pace di chi invece difende a sparatratta le moto elettriche. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, Elia Nel Backer Ufficiale, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!